Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini, Olè, scusa, ci mi due vado. dei protagonisti di Adagio. Un filmone con questa Roma in fiamme, personaggi loschi, diciamolo Diciamocelo subito, diciamo subito, la verità. che cosa vi dava questo film sulla pagina scritta, che cosa è stato metterlo in pratica sul set con le trasformazioni e comunque la tensione di questa storia. Allora, il primo motivo è Stefano Sollima. Il cinema di Stefano Sollima è cinema, vero, con la C maiuscola, ricco di senso del cinema. Per cui stare all'interno dei suoi film, io ho la fortuna che questo sia il terzo insieme, è un gran piacere, una grande libertà. Libertà creativa, libertà di sperimentazione, libertà di improvvisazione, grande comprensione reciproca anche dovuta all'amicizia, però è un cinema ambizioso nel senso più profondo del termine, cioè con l'ambizione di non fermarsi a delle formule trite, con l'idea di cercare la capacità che Stefano ha di costruire dei mondi con delle costanti che hanno a che fare con la scelta del film di genere o, come dice lui stesso, con la chiusura di una trilogia romana, però con la libertà di costruire dei personaggi che si affondano le radici in una realtà o anche in un percorso cinematografico preesistente, come potrebbe essere il romanzo criminale per me. Ma per portarli invece in una dimensione diversa, che è una dimensione più pittorica, che è una dimensione quasi più fumettistica, e al contempo capaci di avere al loro interno un'emotività, secondo me, nuova nel cinema di Stefano, come in questo caso, in cui c'è una maturazione diversa sia del suo modo di lavorare che degli spazi all'interno del quale noi abbiamo avuto modo di lavorare. Io credo proprio il lavorare con Stefano sia estremamente affascinante, anche impegnativo, per carità, perché è giustamente impegnativo, però mai come con Stefano, hai la sensazione di fare sempre o ti viene richiesto di fare sempre qualcosa in più, anche quando sei dopo 18 ore di lavoro, però è la cosa giusta che va fatta in quel momento, in quell'inquadratura, in quel momento della storia. Qual è la cosa del personaggio reciproco che vi colpiva maggiormente rispetto ad altri precedenti lavori fatti? Io il mio personaggio l'ho immaginato quasi una specie di Calibano della tempesta di Shakespeare, cioè qualcuno che è dimenticato nella polvere, un uomo che comunque ha fatto talmente tanti errori che si porta dentro un dolore, una piaga così forti che poi effettivamente lo stanno marcendo dall'interno. E mi piace il fatto che comunque tutto ciò che gli accade è assolutamente inatteso, che la storia dalla quale lui si era volutamente astratto lo richiama con una forza Che non può quasi, dire di no. quasi antica, no, alla quale potrebbe dire di no, ma l'istinto di un mondo, anche l'adrenalina di un mondo, persino la presunzione di giovinezza, in qualche modo lo richiama come se risentisse l'odore della guerra, della giovinezza, della forza e fa un gesto che di certo non può redimerlo, perché non c'è redenzione. Perché non c'è nei film di Sollima la redenzione. Com'è stato entrare in questi personaggi, a parte il trucco, ma anche proprio entrare nei ruoli, cosa vi interessava particolarmente? Ma lavorare con Stefano per noi La era, prima volta per tutti e due. sì, quindi la grossa novità è stata quella, entrare nel mondo del cinema di Sollima, che è un mondo che io non conoscevo e avevo bazzicato anche poco, direi. Ed è stata una novità vera e propria, perché a parte l'approccio al film, però proprio a livello di lavorazione è stata un'esperienza totalmente nuova. Non posso entrare nei dettagli, come sai, però insomma, io un personaggio del genere e scene come quelle che ho fatto, ne ho fatte poche in carriera. Mi sono divertito molto. Non so se le Lo rifarei, però. stesso vale anche per me, ma io se le forze me lo consentono le rifarei ancora. Non avevo mai fatto un film così e in più io avevo la difficoltà di fare un personaggio romano e niente, All'inizio è un sono po' spiazzante, no? Quando ti si sente sentito, sì, perché parlare. mi si è sentito tanto parlare in napoletano, per cui
e sono stato aiutato molto da lui, da loro. No, anch'io sono molto contento perché quando l'ho visto il film mi sono sentito messo nel posto giusto. Centrato? Sì, cioè, e questo dimostra, secondo me, questa capacità di Sollima straordinaria di raccontare per immagini in maniera magnifica, magniloquente, proprio bene, anche grazie a una bellissima fotografia di Paolo Carnera. E allo stesso tempo però di non staccare mai l'affetto, l'affezione per i personaggi. L'idea che sia un film di genere, che non è una parolaccia ovviamente. Finalmente, meno male. Ecco, è persino in concorso a Venezia, no? Questa è una cosa abbastanza inconsueta. Però mi sembra che poi le scelte fatte quest'anno siano, insomma, abbia sparigliato un po' rispetto al cinema italiano. C'è di tutto, che secondo me sarebbe dovuto essere sempre così. Insomma, c'è una tradizione. Io mi rendo conto che viviamo in un mondo che dimentica molto, che sta ossessivamente sul presente, ma insomma Melville alla francese, dove lo mettiamo, no? Sempre fatto un cinema di genere, ma un cinema straordinariamente d'autore. Però c'era Melville, c'era Godard, quindi voglio dire, possono esserci tutti, ecco. Sarebbe proprio il pluralismo ai festival, soprattutto rispetto al nostro cinema, che poi è sempre caratterizzato che a Venezia ci fa il film dove non si parla mai.